Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto per un nuovo videocorso ufficiale su PanQuiz, in cui vi mostro una delle ultime novità introdotte all'interno di quella che possiamo definire senza remora l'applicazione del momento per la scuola italiana e non solo per la didattica digitale integrata. Le funzionalità di PanQuiz le trovate qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea cliccando su playlist e poi sui videocorsi ufficiali PanQuiz. Ma vi mostro quest'oggi come tramite la nostra applicazione web sia possibile generare completamente in automatico anche uno splendido attestato certificato di superamento che possa essere scaricato e consegnato in digitale o consegnato in cartaceo, perché no, ad un alunno, a più alunni, a seguito dello svolgimento di un questionario. Se infatti io clicco ora su modifica all'interno di uno dei miei questionari PanQuiz già realizzati, in questo caso pensando ad esempio ad educazione fisica e realizzando una sorta di prototipo insieme ad una collega di educazione fisica della secondaria di primo grado, ecco i nostri blocchi domande e risposte pronti all'uso. Ora clicchiamo sull'ingranaggio in alto a destra, impostazioni questionario. Attenzione, clicchiamo sul tab sul menu opzioni ed abbiamo davanti a noi il nuovo menu valutazione e certificato. Accendiamo dunque, che sia di colore blu, l'interruttore imposta un punteggio di superamento. Il punteggio di superamento lo potremo esprimere o in percentuale oppure in punti. Quindi sta a noi decidere come utilizzare il nostro questionario. Penso ad esempio ad una verifica senza dubbio, ma anche ad un monitoraggio, ad un riepilogo a seguito di un corso di formazione. L'interruttore azzurro assegna un certificato dovrà essere a sua volta acceso di colore blu, ma è cliccando modifica che avremo una panoramica efficace ed accattivante con anche quel tocco artistico che ha dato l'ideatore di PanQuiz Paolo Mugnaini al nome dei modelli. Questa panoramica ci permette di cliccare e scegliere il modello di attestato che vorremmo ottenere. Non solo, ma appena cliccato ed avendo dunque l'anteprima con spunta di colore verde in alto, clicchiamo sul tab opzioni e nel campo descrizione digitiamo ed inseriamo una descrizione appunto che vogliamo risulti impressa sull'attestato. Vedete, in questo esempio, pensando ai tanti colleghi e colleghe che si incaricano magari come esperti di moduli PON all'interno, insomma, delle diverse istituzioni scolastiche, può essere carino, oltre a quello che genera la piattaforma, fornire un attestato, un certificato personalizzato ai nostri alunni. Ed allora cito il titolo del modulo e la denominazione PON, seguita dalla denominazione della scuola. Sotto, nel campo firma, io posso inserire il nome e cognome del dirigente scolastico, ma se è un'attività del singolo docente o magari a seguito di un laboratorio, posso anche inserire il mio nome e cognome e attenzione. Cliccando sul pulsante rotondo di colore verde, che diventa al click o un pulsante a forma di penna, un pulsante a forma di tastiera, io posso fare che cosa? Guardate, addirittura tracciare con tavoletta grafica, con puntatore del mouse su schermo touch, la sigla di chi validerà l'attestato. Clicchiamo poi su anteprima per vedere in anteprima appunto ciò che consegneremo comodamente ai nostri alunni. Eccoci qui. Allora, questo modello in particolare, come vedete, ha la dizione certificato di superamento. Ripasso sport di squadra, lo spiego, è il nome dell'intero questionario. Quindi, quando sto per creare il mio questionario, attenzione, decido lì il nome dell'attività sapendo che quella figurerà sul certificato. Il nome e cognome del destinatario dell'alunno è in automatico, insomma, a posto da PanQuiz, per i nostalgici dell'informatica e della tecnologia, è una sorta di stampa in serie. Ecco il campo descrizione dove appare e ribadisco, in questo specifico modello, non c'è in tutti i modelli, abbiamo la data, abbiamo la soglia di punteggio e, come responsabile del corso, del certificato, il nome e cognome prescelto e la sigla. Chiudo con una X la mia scheda anteprima del mio browser Google Chrome, in questo caso, confermo con un clic su OK ed ancora un clic su Salva. Fatto! Ed ecco che PanQuiz è anche divenuta non solo ottimale applicazione per verifiche e quiz, ma
una applicazione che consente anche di generare, ribadisco, in maniera del tutto automatizzata un certificato. Dove li trovo questi certificati? Beh, dapprima clicco sul triangolo rovesciato condividi e ho i links, lo sapete, o il QR code o il PIN per somministrare questo questionario ai miei alunni o destinatari. Clicco su chiudi. Dopo che i compilatori avranno svolto il loro compito, io docente, entrando e tornando nella mia area Pan Quiz, vedete il mio Pan Quiz, cliccherò a questo punto dove? Su impostazioni questionario? Guardiamo bene. Andrò a cliccare su svolgimenti. Svolgimenti, il pulsante a forma di grafico, è il report, ci fa accedere alla reportistica di ogni esito e non solo. Clicco, attendiamo qualche istante che appaia il nostro cruscotto a colpo d'occhio e vediamo che nel nostro cruscotto a colpo d'occhio io ho subito sotto forma di tachimetro così il polso della situazione, la comprensione della classe. In questo caso ho, come possiamo notare, opla, 6 esiti di esempio, ecco, questionari compilati da colleghi proprio durante uno dei miei tantissimi corsi di formazione su Pan Quiz. Ebbene, se io vado a scegliere accanto per esempio a un indicatore superato i 3 pallini a destra che rappresentano il mio menu, per poi cliccare sull'occhio visualizza, ecco che voilà, ho il mio cruscotto del singolo compilatore, data e ora di termine dello svolgimento del questionario, il punteggio conseguito, il riepilogo e la possibilità, cliccando visualizza, di vedere esattamente domanda per domanda, punteggio e correttezza o meno delle risposte. Guardate un po', esito superato, vedi certificato, clic, rullo di tamburi, fate conto di sentirlo, ed ecco qui. Questo era il modello prescelto per il caso di specie del mio questionario, quindi un modello ulteriore tra quelli proposti. Vedete come otteniamo la nostra dizione, la data, la firma, la sigla. Ebbene sì, possiamo poi con un clic scaricare in formato PDF il nostro attestato e decidere come condividerlo e destinarlo ai nostri compilatori. Non ci fermiamo qui con Paolo Mugnaini, ideatore e sviluppatore di Pan Quiz. Seguiteci, continuate a seguirmi anche qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea, perché ancora in arrivo ci saranno prestissimo novità su Pan Quiz. Ciao, un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.